Le grandi catene di abbigliamento li preferiscono giovani, simpatici e di bell'aspetto. E per le aziende più sono giovani e meglio è, perché da una parte risparmiano sui contratti e dall'altra si adattano meglio agli orari di lavoro. Sono i commessi. E in un annuncio di una grande catena di abbigliamento sportivo si legge che i candidati devono essere dinamici e vitali. Ma gli anni passano per tutti. E allora cosa succede quando anche loro, i giovani commessi, diventano grandi? I datori di lavoro assumono apprendisti commessi, al termine del quale li lasciano a casa per assumere nuovi apprendisti commessi. Benvenuti a Vox Reporter. Nel settore del commercio la presenza dei giovani commessi è diventata la normalità, ma spesso nasconde situazioni di precarietà lavorative, soprattutto fra gli studenti che vengono assunti per lavorare soltanto durante i giorni festivi. Questo è l'annuncio di una catena di abbigliamento sportivo. Nella descrizione si legge che il profilo per la posizione ricercata deve essere dinamica e vitale, oltre ad essere uno studente universitario, interessato a lavorare di sabato e domenica. Qui sono a Modena. Basta entrare in un qualunque negozio o centro commerciale per vedere la situazione. A servire i clienti ci sono quasi sempre giovani commessi, impegnati alle casse o a tenere in ordine i negozi. Dipende dal settore e dal marchio, ma trovare un commesso sopra i 40 anni diventa veramente difficile. 59,97 centesimi. Il fenomeno dei giovani commessi è dovuto anche all'utilizzo del contratto di apprendistato, rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni. Ma alla scadenza dell'apprendistato il lavoratore non sempre viene confermato. Lo spiega Alessandro Fili, della CGIL di Modena. Dato l'utilizzo dell'apprendistato, un lavoratore che ha raggiunto quell'età non può più essere riassunto in apprendistato, essendo fuori da quella che è l'età, oppure anche un lavoratore che ha un'età più bassa, ma ha già fatto i 36-48 mesi di apprendistato, ha terminato il suo apprendistato e non può essere ricollocato con un'altra forma contrattuale in apprendistato. La nostra preoccupazione è che con l'obbligo di conferma degli apprendisti al 20%, se non riusciamo a mantenere una percentuale molto più elevata nel contratto nazionale di riferimento, possa comportare una condizione nella quale i datori di lavoro assumono apprendisti commessi, al termine del quale li lasciano a casa per assumere nuovi apprendisti commessi. I giovani commessi si trovano quasi sempre nelle grandi catene di abbigliamento, di calzature e dell'elettronica di consumo. Queste sono le immagini di un famoso marchio di abbigliamento americano che ha fatto fortuna in tutto il mondo con il mix fra giovani commessi, musica e stili di vita. In Italia un giovane commesso della catena è stato licenziato perché è considerato troppo vecchio a soli 24 anni, anche se poi il giudice ha ordinato all'azienda il reintegro. Tanti ragazzi però considerano il lavoro da commessi come una fase temporanea della propria vita. In molti lasciano il lavoro prima dei 29 anni per trovare un impiego diverso e con orari più stabili. Ma proprio questo continuo ricambio di lavoratori mette in crisi i sindacati, che non riescono in questo modo ad avere loro rappresentanti all'interno di quei posti di lavoro. C'è un estremo turnover che inevitabilmente comporta anche, per quanto riguarda l'attività sindacale, una difficile sindacalizzazione di questi punti vendita, perché magari abbiamo dei turnover dove facciamo fatica a trovare delle anzianità aziendali che superano i 1-2 anni. Facciamo un'estrema fatica ad avere comunque una rappresentanza perché magari la riusciamo ad avere e poi dopo quei lavoratori che comunque noi siamo riusciti ad intercettare in tempi brevi cambiano l'attività lavorativa, quindi non l'abbiamo più sui luoghi di lavoro.